Marco Natalizzi, parliamo di Maggiano, gli anni del cambiamento. C'è grande attesa per la presentazione di questo nuovo libro? Questo libro conclude un periodo di grandi ricerche della Fondazione, una serie di anni di accurata ricerca dei testimoni, e devo dire, meno male che questa operazione è stata fatta, perché molte di queste voci purtroppo sono scomparse. Si tratta anche di una fotografia di Maggiano tra il 58 e il 68, di quella peculiarità italiana che Maggiano ha rappresentato all'interno della psichiatria, che in quel momento stava vivendo un grande momento che poi si è affermato a livello nazionale. Maggiano ha dato il suo contributo, un contributo di uomini, di idee, a partire da Tobino e il grande direttore Gerducci. È stata veramente una stagione che ha posto Lucca come centro di ricerca e di studio, e anche sulla scia di questa profonda umanità che il manicomio rappresentava al tempo e che era inedita per molte situazioni italiane, che invece presentavano tutt'altra immagine. Quindi una dura battaglia condotta sullo slancio di una passione per l'uomo, per le sofferenze, per il malato, accompagnata da un grande amore per la ricerca e da un coraggio che merita veramente di essere conosciuto. E questo dono per Maggiano è veramente sentito da parte di due autori: Giovanni Contini, il grande storico orale italiano, e io, che come direttore della Fondazione ho dato quello che era giusto dare, e per questo contributo che riteniamo importantissimo, e sarà un primo passo di una stagione di ricerche che la Fondazione lancia per l'Italia, per Lucca. Tra l'altro un editore lucchese, e la presentazione sarà a Lucca. Un editore lucchese, Maria Pacini Fazzi, un editore validissimo, che sono amici della Fondazione, e la presentazione sarà il 17 a Lucca. Purtroppo, lo sapete tutti, le condizioni del Covid non ci consentono grandi inviti, ci saranno inviti limitati, ma 17 ottobre, ma ci sarà anche una diretta streaming per chi purtroppo non potrà partecipare. Giulio Ferroni, una nuova collaborazione con la Fondazione Mario Tobino, e esce la nuova edizione del Figlio del Farmacista. Sì, mi ha fatto molto piacere, perché questo è un modo di tornare al Tobino più giovane, insomma, perché questo è il primo libro vero e proprio da lui pubblicato, dopo aveva già pubblicato tante poesie, eccetera, no? Però questo è il primo libro in prosa, un libro dove si sente il fervore della giovinezza, no? È una sorta di singolare autobiografia di un giovane. In genere le autobiografie vengono scritte quando si è avanti degli anni, ma non è un'autobiografia disposta cronologicamente, ma sono tutti ritratti di diverse situazioni, capitoletti dove non parla uno che dice io, ma il soggetto è sempre il figlio del farmacista. Quindi Tobino si sente figlio ancora, insomma, no? E comincia dalla farmacia paterna, cioè, però attraversa poi tutta la sua educazione giovanile, l'università e i primi impegni poi di medico, fino al manicomio di Ancona, che in quei tempi lui si trovava al manicomio di Ancona. E il libro è pubblicato nel 1942, anche se è stato finito verso il 1940, ma poi c'è stato l'intervallo della partecipazione alla guerra in Libia da parte di Tobino, e è riuscito a pubblicarlo solo al ritorno. Ma è un libro che, nonostante il periodo tremendo in cui è stato scritto, è pieno di vitalità, proiettato verso un futuro possibile, insomma. Si sente poi, tra l'altro, la passione per la grande letteratura, la passione per l'Italia, la passione per la poesia. Voleva essere prima di tutto poeta, no? E qui parla continuamente del fatto che il figlio del farmacista scrive le poesie, ama la poesia, aspetta la voce della poesia, insomma, no? Quindi è un libro dove c'è un'immagine di giovinezza che è proprio rovesciata perfettamente rispetto a quella truce tremenda che veniva data dall'inno ufficiale del fascismo, giovinezza appunto. Questa invece è una giovinezza piena di vitalità umana, proiettata verso un futuro possibile di libertà.
Cosa possono trovare i giovani di oggi in Tobino? Possono trovare un'immagine proprio di un'esperienza radicata nella concretezza dell'esistenza, nel valore del vivere, insomma, nella dignità dell'essere umano, ma aperta verso tutta la passione per il mondo animata dalla libertà, insomma, una grande lezione di libertà umana e di umanità piena, direi, no? Che non si affida soltanto al consumo, agli oggetti esterni, alla virtualità, come oggi purtroppo troppo insistentemente si sottolinea, no? Ma si affida a tutta la bellezza dell'evidenza materiale, fisica e spirituale del mondo, insomma. La passione per le cose col loro passato e con la possibilità di costruire un futuro. Quindi credo che, insomma, sarebbe molto bello che i giovani si avvicinassero a una lettura come quella delle opere di Tobino. Alessandro Bacci, per Vallecchi abbiamo presentato questo libro di Tobino, Il figlio del farmacista. Che sensazione ha avuto da questo incontro con gli studenti? Ma è una sensazione di grande attenzione per un libro che parla di giovani, perché Tobino l'ha scritto quando era molto giovane anche lui, racconta un po' la sua storia di giovane, di queste sue passioni, e già da questo primo libro si può capire il percorso poi che avrà nella vita Tobino. Infatti l'ultimo capitolo finisce proprio quando lui entra nel manicomio di Ancona, quindi è un racconto breve ma solo intenso, che ci riporta a questa vita dei giovani di allora. Vallecchi è vicino a Tobino. Vallecchi è stato l'editore di Tobino sempre, a parte questo primo libro che era uscito in una prima edizione con l'editore milanese, poi ha sempre pubblicato tutti i suoi libri con la Vallecchi. La Vallecchi ora riparte ex novo dopo un periodo di interruzione della sua attività, e noi abbiamo ritenuto doveroso rimettere nel nostro catalogo un titolo di Tobino, che è stato uno dei maggiori autori della casa editrice nel momento di maggior splendore di questa casa editrice, che vogliamo riportare agli allori di allora. Isabella Tobino, anche quest'anno le occasioni tobiniane, ma c'è spazio per tanti argomenti. Oh sì, come sempre sono due appuntamenti importantissimi durante l'anno. Inizia l'ottobre, un ottobre per la Fondazione importante con Demetrio, quest'anno poi la promozione a grandi passi di Tobino con la pubblicazione di questo suo primo romanzo, che ormai era dimenticato da tanto tempo, che veramente alla rilettura è veramente piacevole e coinvolgente. E poi abbiamo sistemato con Demetrio anche il premio Tobino, per dare il premio ai ragazzi che hanno partecipato al corso di scrittura creativa, che ci sarà domani, quindi abbiamo sfruttato i conti nella rete. Ci sarà anche un intervento di Vanelli sul rapporto Tobino-Fellini. Sì, ci sarà anche il professor Marco Vanelli, che parlerà proprio di questa amicizia che era nata fra Tobino e Fellini, tanto è vero che Fellini, per chi non lo sapesse, ha pernottato a Maggiano per 3 notti e Tobino l'ha portato a spasso per le corsie, tra virgolette, col camice, per appunto fargli conoscere l'aspetto delle libere donne di Magliano, che sembrava dovessero tradursi in film. Purtroppo poi la cosa non ha avuto buon fine, però comunque domani Vanelli ci racconterà di una testimonianza piuttosto importante che è rimasta di questa volontà di Fellini di produrre un film, anche se liberamente tratto, ma comunque tratto dalle libere donne di Magliano. Quindi sarà un momento importante anche poi con domani. Marco Natalizzi abbiamo accennato alla presentazione del nuovo libro. Sì, questo libro su Maggiano, su questi 10 anni importantissimi per Maggiano, perché mostrano un manicomio veramente all'avanguardia, un manicomio diverso, un manicomio in cui veramente si teneva molto al malato, in cui il rapporto col malato era fondato soprattutto sul rapporto umano, sul rapporto interpersonale e sulla volontà di
rieducare la persona per poterla preparare alla vita esterna. E questo. E ricordiamo l'appuntamento? Ricordiamo l'appuntamento, sì, il 17 ottobre, purtroppo per il Covid sarà un appuntamento a numeri limitati, però comunque il libro, per chi lo volesse richiedere, è già in libreria. E quindi ricordiamo il titolo è Maggiano 1958-1968, un decennio di cambiamento, perché appunto cambia molto la vita all'interno del manicomio di Maggiano. C'è un sottotitolo, quando si parla di libertà non c'è manicomio, e quindi mi sembra che sia importantissimo. Quindi la vita della Fondazione è una vita estremamente attiva, che poi continuerà ancora con altri convegni, sempre che il Covid ce lo permetta, perché ce n'è uno in sospeso a Bologna sul Tubino, ce n'è un altro a giugno sulla storia dei manicomi e delle strutture manicomiali e sulla possibilità di una loro riutilizzazione, l'importanza che si parli e si ricordi di queste strutture, tutto se il Covid ci permetterà di portarla avanti.